Balli del canale, buonasera dal vostro Lino Juventus. E allora, le parole di Luciano Moggi, no? È uscito lo scalpore, addirittura ho sentito gente dire ma in Italia, solo in Italia danno potere a una persona come Moggi ancora di parlare, che gli danno ancora possibilità di mettersi in evidenza, ancora di parlare di calcio. L'Italia è la stessa nazione che fa parlare a gentaccia da quattro soldi come Ziriani, come Pistocchi, come Barriale, come Carlo Alvino e via dicendo. Quindi questa è l'Italia. Moggi è uno dei pochi che di pallone può parlare e può continuare a parlare, perché a parte che come capiva di pallone Moggi, ricordiamo i calciatori che ha portato Moggi, lo stesso Maradona a Napoli, Ibrahimovic alla Juventus, giocatore che non conosceva nessuno, portato all'ultimo secondo di calciomercato, o perlomeno era conosciuto ma nessuno lo aveva mai, diciamo, cercato di andare a prendere all'Ajax. Quindi, e ci sono altri calciatori che Luciano Moggi ha portato alla Juventus e non solo. Quindi, quando parlate di Luciano Moggi, dovete capire che parlate di una persona che capiva di calcio come pochi e i tempi di oggi capiscono. Quindi, innanzitutto, Luciano Moggi va rispettato. Primi. Seconda cosa, le parole che ha detto ieri sono parole che avremmo dovuto sentire dire dai nostri avvocati nel 2006. Vi ricordo che questa è una cosa che ve lo dico di nuovo, che se si va a riaprire il processo Calciopoli, altro che le plusvalenze, le puttanate, le cose che scrivono gente fallita come quelli che lavorano alla Gazzetta, come quelli che lavorano al Corriere. Se si riapre Calciopoli, o tu dici, se la Juventus è partita dalla Serie B, ci sono squadre che devono partire dalla Lega Pro, a partire dall'Inter, di Guido Rossi, di Facchè, tutta quella gentaglia che hanno fatto le porcate che hanno fatto, quel pezzo di merda di Oriali che oggi sta là a fare un allenatore insieme a Mangini, un vice di Mangini, io devo fare il tifo per la nazionale, devo tifare gente corrotta come lei Oriali. E ieri Moggi ha fatto bene, che ha detto la nazionale è rappresentata da chi ha falsificato il passaporto di Recopa. Quindi io un messaggio che voglio lanciare all'Italia, non solo, ma a questi pseudo giornali, perché io se devo sentir dire che Pistocchi era un giornalista, Barriale era un giornalista, Ziliani era un giornalista, Carlo Alvino che parla di sentenze, quell'altro, l'avvocato Grassani, che è l'avvocato che manca quello che è un terzo mondo, lo chiamerebbero per farci da fanno, che non serve a un cazzo, cioè devo dar peso a sta gentaglia che non capisce un cazzo. Quindi io preferisco aspettare, come si dice, carta canta, le sentenze sulla carta. Perché la Juventus si sente abbastanza tranquilla, ieri l'ha riconfermato Agnelli, non solo, che chi lavora per la Juventus ha fatto i cosiddetti accertamenti, determinati controlli che mettono la Juventus abbastanza tranquilla, si sente abbastanza tranquilla. Quindi questo terrore mediatico che si permettono di fare in Italia sti pseudo giornalisti da quattro, che questi qua in altre nazioni non scriverebbero nemmeno i fumetti. Quindi le parole che ha detto Luciano Moggi vanno prese in considerazione. E io dico una cosa e lo dico qua, sono disposto ad andare in fondo, però no a livello solo di Juventus, tutta la Serie A, sulla questione bilancio e plusvalenze, io sono disposto ad andare fino in fondo, però si deve riaprire il caso Calciopoli, andare in fondo anche nel caso Calciopoli. Io dico che non conviene a nessuno, quindi mi auguro che dopo quello che quella chiavetta, quel cofanetto che ha regalato Moggi ad Agnelli, sia stato un segno per farvi capire, fate i bravi, perché qua se dobbiamo riaprire e parlare di plusvalenze, queste puttanate qua, che ripeto, che la Juventus si sente abbastanza tranquilla, ma anche un'eventuale multa, oltre l'ammenda non si va, perché per far mandare la Juve in Serie B, che deve dire a quei quattro ignoranti analfabeti che si reputano giornalisti in Italia, la Juventus solo in un'occasione sarebbe condannabile alla Serie B, ovvero aver gonfiato i bilanci per potersi iscrivere al campionato di Serie A. Se la Juventus poi è una società che non ha soldi per iscriversi alla Serie A, vuol dire che in Serie A non si può iscrivere nessuno. Quindi, detto questo, io sono d'accordo nell'approfondire fino in fondo la questione plusvalenza, però, dato che si va a riaprire Calciopoli e si va fino in fondo, la più brava va a finire in Lega Pro. Noi abbiamo pagato quello che abbiamo pagato, ma come ha detto Moggi, c'è chi ha rubato e ci hanno rubato le partite e siamo passati per quelli cattivi, che gli unici a pagare per Calciopoli. Se c'è un Dio, e un Dio esiste, Calciopoli, due sono le cose: o questa questione plusvalenza finisce qua e non ci rompete più i coglioni, perché se dobbiamo andare a riaprire Calciopoli, continuiamo con le plusvalenze e andiamo a riaprire Calciopoli. A chi conviene? Io penso a nessuno, perché tutti sti pagliacci che si professano santi, che danno sentenza alla Juve, condannano la Juve, le loro squadre di merda, non le loro squadre di merda,
giocherebbero in terza categoria. Ragazzi, questa sera ore 22 in live, canale Leone Bianconero, la Juve Forever TV. La Juve chiama, la Juve Forever TV risponde. Vi aspetto in tanti, che ne abbiamo veramente tante da dire. Un abbraccio, iscrizione al canale sempre fino alla fine.